Allora, è possibile che le vibrazioni angeliche si manifestino con pizzicori diffusi? Come avvertirne l'intervento concreto nella vita? Solo due domande. Allora, vibrazioni angeliche, cosa intendiamo per vibrazioni angeliche? Qui si aprirebbe un altro mondo, chi è stato un ateo è abbastanza complessa questa domanda, ma io sono un ateo che parla con gli angeli, sarà uno dei prossimi libri, prima o poi lo scriverò. Cosa intendiamo per angeli? Cosa sono gli angeli? Cosa intendo io per angeli? Direi che sono, allora, considerando che Max Planck ci ha vinto un Nobel sulla scoperta che tutto è vibrazione, tutto alla base di vibrazione, quindi tutto ciò che è materia o non materia di base è una vibrazione. Cos'è una vibrazione? Una vibrazione ha una frequenza che non è né più né meno di quello che sta uscendo da queste casse, cioè le vibrazioni sono queste cose che vengono inviate da quelle casse, l'aria viene fatta vibrare e queste vibrazioni vengono identificate dalle vostre orecchie e hanno dei suoni. Ogni vibrazione ha un'ampiezza, un tono, un timbro, non mi ricordo neanche quali sono, ha una fase, ha un'ampiezza, quindi sapete le vibrazioni, no? Ci sono queste specie di forme d'onda. Tutto è vibrazione, anche ciò che noi vediamo che è solido in realtà all'interno è vibrazione. Questo è il motivo per cui se prendete un bicchiere e una cantante lirica prende la stessa vibrazione, quel bicchiere esplode. Questo vuol dire che in qualche modo le vibrazioni entrano in contatto, in realtà tecnicamente si dice che le vibrazioni entrano in fase. Quindi stessa vibrazione, stessa frequenza, stessa ampiezza, l'ampiezza si duplica, diventa instabile la materia e il bicchiere si spacca. Per questo stesso principio, quindi essendo noi fatti di vibrazioni, essendo tutta la materia fatta di vibrazioni, le vibrazioni angeliche possiamo ipotizzarle come delle vibrazioni non fisiche, quindi qualcosa che non si rappresenta nel mondo materiale, ma che in qualche modo può interferire sul nostro mondo in maniera positiva o negativa. Quelle angeliche in teoria dovrebbero essere positive. Poi in realtà siamo noi che abbiamo questa mania di dover nominalizzare tutto, quindi dobbiamo chiamare gli angeli, non solo li chiamiamo angeli, ma poi gli diamo il nome a ogni angelo, poi abbiamo gli arcangeli, gli angeli, i cherubini, tutti su questo bordello, perché sono i libri non si possono scrivere. E poi per ogni angelo c'è la pietra, c'è il mantra, la candela, un sacco di cose. E sono soltanto vibrazioni, per cui se le vibrazioni ci ascoltassero, ma che minchia state facendo, cioè noi siamo semplici vibrazioni, non abbiamo bisogno delle candele, dei balletti, di queste cose per essere invocati, né tantomeno essere invocati perché stiamo lì, ma però questo è un altro discorso. Cadrebbe tutta una serie di personaggi che scrive di angeli e di queste cose da mille. Che cosa possono essere queste vibrazioni? Possiamo identificarle come vibrazioni a un livello non fisico che in qualche modo ci possono proteggere, che in qualche modo ci aiutano e ci guidano verso la nostra strada e verso il nostro percorso. Questo ve lo posso dare per certo perché lo uso, ci lavoro e siamo buoni amici. Poi noi nel nostro modo cosciente di dover identificare le cose gli diamo dei nomi e quindi li chiamiamo Arcangelo Michele, Raffaele, Gabriele, Ariel, Uriel, tutto ciò che esce per lei, insomma qualcosa del genere. Che queste vibrazioni si possano manifestare con dei pizzicori diffusi, che io sappia no, si possono manifestare in altre maniere ma non con i pizzicori. I pizzicori in genere sono degli scarichi tensionali, che vuol dire che se in qualche modo o sento dei pizzicori, dei fastidi, delle cose sul corpo, normalmente questi sono scarichi tensionali, che vuol dire che il mio corpo si sta generando tensione per quello che pensa, per quello che sta ricevendo dall'esterno, e in qualche modo questa tensione deve essere scaricata. Quando si studia comunicazione non verbale, la prima cosa che si insegna è che noi siamo una sorta di termometro, per cui nel momento in cui io parlo con lei, lei in qualche modo sta toccando un argomento che a me dà fastidio, questo termometro sale e per farlo scendere il mio corpo genera, quindi irrora una parte del mio corpo con più sangue. Questo mi genera un prurito. Tanto più il prurito si avvicina al naso, tanto più la tensione è elevata. Infatti lo scarico tensionale per eccellenza è questo. Se voi state dicendo delle cagate mostruose oppure ne state sentendo di cose che vi danno veramente fastidio, non potrete non grattarvi il naso, perché vi dite, no, una cosa, ve lo vorreste spaccare la mossa.
Questo ovviamente per chi conosce un po' di comunicazione non verbale diventa divertente, perché il venditore che dice ma guarda il nostro network è una figata, io guadagno almeno 10.000 euro al mese, ne guadagno due forse, se ha fortuna. Ok? Però se è un bravo venditore cosa farà? Dice la cazzata, ma sa, si sente che si sta grattando il naso, ma non lo farà, perché sa che l'inconscio dell'altra persona, anche se non conosce la comunicazione non verbale, lo identificherà come qualcosa che non torna, non mi quadra, mi puzza. Quindi starà lì che soffrirà come un animale, poi appena può si soffia il naso e fa finta di niente. Però questa è proprio la base più base di comunicazione non verbale. In realtà tutto ciò che pizzicori e grattamenti sono scarichi tensionali. Ripeto, i grattamenti li potreste avere ovunque, quindi difficilmente sono vibrazioni angeliche che vi fanno grattare. A volte possono essere veri e propri fastidi, anzi spesso sono proprio cose che danno fastidio, che in genere generano questi grattamenti. Ripeto, sono scarichi tensionali, appunto devo scaricare tensione, per questo esistono i grattamenti. Quindi difficilmente posso dirvi che queste sono delle vibrazioni angeliche. Le vibrazioni angeliche, se vogliamo parlare ancora di vibrazioni angeliche, posso dirvi che possono in qualche modo palesarsi nel mondo normale in modi diversi. Possono essere, a volte sentite dei profumi, a volte sentite degli sbalzi immediati di temperatura, in freddo in genere, a volte sentite del vento dove il vento non ci può essere, tipo stanza chiusa, sentite il vento. Ovviamente sempre in concomitanza con qualcosa che state facendo. Queste sono cose per esperienza di volta. Dipende, è comunque una tua reazione fisica. Quindi nel momento in cui una tua reazione fisica è più probabile che sia fisica, cioè che sia generata da te, ma non è detto. Quando li trovi nel mondo materiale diventa più facile. Possono palesarsi in mille altre maniere, possono palesarsi anche con delle visioni vere e proprie. Mi è capitato una volta durante un corso che ero in Veneto, passando, sì, avevamo fatto un corso dove in qualche modo avevamo lavorato anche con gli angeli in una delle meditazioni, e il giorno dopo una signora mi viene in lacrime raccontandomi che la sera dopo il corso stava andando verso casa e mentre è in strada, sulla superstrada, vede due ali, cioè proprio allucina, perché stava vedendo proprio allucinazione, lei ha visto davanti a lei come qualcosa, tipo due enormi ali d'angelo davanti alla macchina, tanto che le erano talmente tanto vive che ha dovuto frenare di botto e mettersi da un lato, sconvolta per questa cosa che aveva visto. Nel momento in cui si mette di lato, la macchina che le stava dietro si cappotta davanti a lei e praticamente si cappotta da sola, quindi se lei non si fosse spostata in quell'attimo l'avrebbe presa in pieno. Questo è un palesarsi nel mondo reale di una vibrazione angelica, cioè vi ha salvato la vita. A me sono successe cose strane più di una volta, forse una che devi raccontarla sul libro, e questa mi è rimasta ancora inspiegabile. Io stavo in autostrada come sempre, e improvvisamente devo uscire, credo a Palma se non ricordo male, quindi vedo l'uscita, era davanti alla mia uscita, stavo per uscire, dovevo semplicemente andare a destra. Prima c'era un distributore di benzina, qualche centinaio di metri prima e più o meno in prossimità del distributore la mia gomma si sgonfia completamente, cioè la macchina inizia a tirare verso il distributore, quindi gomma buttata all'istante, che già è difficilissimo per una gomma, perché è impossibile che la gomma si sgonfi di botto. Quindi io mi trovo a praticamente girare necessariamente perché la gomma mi tira lì, vado verso il distributore tirando giù qualche imprecazione perché ero già in ritardo, e cosa accade? Davanti a me c'era una moto, quella moto mentre io sto lì esce a Parma, si accartoccia sulla curva e le macchine dietro di lei vanno una dietro l'altra, quindi ci deve accadere anche 5-6 macchine, io ero il primo, a che li capisco, ringrazio e vado avanti. Vado dal gommista per farmi riparare la gomma, dico guarda la gomma è bucata, si sgonfia, è brutta. Mi ripara la gomma e mi dice guarda che la gomma non è bucata, è sgonfia. Quindi spiegatemi come una gomma si possa sgonfiare da sola, viene rigonfiata e me ne vado, ci ho messo 3 minuti, mi ha rigonfiato la gomma e me ne sono andato. E sono uscito all'uscita successiva, ovviamente, perché lì c'era il delirio. Quindi questo è stato per farti fermare. Sì, esatto. Io non ti volevo bloccare proprio. No, lì era, mi ha salvato.
mi ha salvato, cioè tu qui, tu, visto che devi fare altre cose, non ti puoi far male, vai di là. C'è quello dietro di te che se deve far male perché deve capire le sue cose, tu vai tranquillo, levati un attimo davanti, tocca a lui, non tocca a te. Ma di queste cose sono abbastanza normali. Tra l'altro, qual è la cosa interessante? Che in questo caso io ho avuto il feedback immediato, perché ho visto l'incidente, ma molte volte voi venite bloccati, voi la vedete come una cosa negativa, ma non potete mai, non potrete mai sapere che cosa vi sarebbe potuto accadere se. Quindi è un concetto, qui sono arrivato da pochissimo, non tanto questo, ma il concetto della perfezione di quello che accade. Cioè, non ragionate più su cosa c'è di sbagliato, ragionate su cosa c'è di perfetto. Non è detto che riuscirete a trovare la perfezione, perché non avete il responso futuro, ma c'è sempre una perfezione in quello che accade. E il cambiare la mente in cosa c'è di sbagliato, in cosa c'è di perfetto, vi cambia completamente la vostra visione delle cose. Perché non trovo più l'errore o il danno, la fregatura o l'inghippo, trovo la perfezione. E se cerco la perfezione, troverò la perfezione. Se cerco la fregatura, troverò la fregatura. Dipende sempre da come ci poniamo. A domanda di un tipo, otterremo risposta di un tipo. È come il discorso sul denaro prima. Se io mi chiedo come faccio, o meglio, voglio andare al mare, chi mi può dare il prestito, riceverò una risposta. Se la domanda è come posso fare per trovare nuove fonti di reddito per non dover chiedere un prestito, la vostra mente si muoverà per trovare altre soluzioni. Siete voi che muovete la vostra mente è un vostro servo, ma le vostre domande le decidete voi. Le decidete voi. Le decide chi vi ha infilato tutto ciò che avete dentro. Ecco perché bisogna ripulirsi un po' per riacquisire un po' di libero arbitrio. Ricordate che una delle cose più difficili da fare per la mente umana è avere un pensiero originale. La maggior parte dei vostri pensieri, delle pensieri persone, non sono originali. Fino a che non lavorate per liberarvi da ciò che vi ha condizionato, che vi condiziona i pensieri. Che non è facile, è un lavorone, però si può fare.